Un benvenuto dal Green TG. Si è parlato molto in questi giorni dell'eruzione del vulcano islandese, in particolare si è parlato degli effetti economici e dei disagi creati ai passeggeri degli aerei, ma che cosa si è detto invece sulle possibili conseguenze per il clima che potrebbero essere determinate dalle dispersioni delle ceneri nell'atmosfera? Il servizio. Un anno senza estate. Certo, è successo in Indonesia nel 1815, quando il Monte Tambora eruttò per 2 anni consecutivi facendo sparire il sole per un'intera stagione. Ora però gli esperti e il mondo della scienza si interrogano per capire se l'eruzione del vulcano islandese, avvenuto alcuni giorni fa, possa provocare effetti analoghi. Se le polveri emesse dal vulcano, sottolinea l'esperto climatico dell'ENEA Vincenzo Ferrara, avranno quantità tali da bucare la tetropausa e finire nella stratosfera, seri cambiamenti del clima non sarebbero esclusi. I raggi del sole verrebbero schermati, determinando così l'aumento delle piogge. Ma se le condizioni dell'eruzione rimarranno quelle attuali, dice Sandro Fuzzi del CNR, e dalle prime indicazioni sembra che la nube islandese giunga a quote basse, il clima, specie nel nord Europa, non subirà cambiamenti. Le conseguenze delle eruzioni sarebbero visibili comunque solo nel giro di un paio d'anni, dicono ancora gli esperti. E allora vedremo se la primavera del 2012 inizierà a sfogliare i calendari dal mese di settembre. Ora passiamo alla linea Alcona Inform, poi di nuovo in studio. Un bilancio sostanzialmente positivo, quello tracciato dall'Econa in merito al recupero e al riciclo degli imballaggi per il 2009, una tendenza in crescita che annovera tra le principali e più gradite sorprese il discreto andamento nel sud del paese, anche se la strada da percorrere è ancora molta, i dettagli nel servizio. Un incremento del recupero complessivo di rifiuti di imballaggio rispetto all'anno precedente di 3,75 punti, equivalente a oltre 7 milioni e 700 mila tonnellate recuperate su 10 milioni e 742 mila tonnellate di immesso al consumo. Il CONAI guarda al 2009 e tira un respiro di sollievo. Nonostante la crisi economica, il sistema consortile può brindare ai segni più fatti registrare lo scorso anno. Non solo, grazie all'accordo quadro ANCI-CONAI, la raccolta differenziata ha conosciuto un incremento a livello nazionale del 7,7%, con un picco al sud dove è aumentata del 20% rispetto al 2008. Certo, alcune questioni restano aperte, come le due velocità su cui continua a viaggiare l'Italia. Al nord sono stati raccolti e avviati a riciclo lo scorso anno 89 kg per abitante contro i 52 del centro e i 37 del sud. E a dimostrare che a strada fatta corrisponde strada da fare, l'ottima conferma dei 7.000 comuni che nel 2009 hanno rinnovato la convenzione con il sistema CONAI, servendo in questo modo quasi 50 milioni di italiani. Insomma, una buona spinta. Ora però l'altalena deve continuare a prendere vento. E proprio sul bilancio conale, riflessione del direttore generale Walter Facciotto, ascoltiamolo. Il sistema ha garantito i comuni sullo sviluppo della raccolta differenziata, cioè in una situazione appunto di grave difficoltà, noi abbiamo riconosciuto ai comuni i corrispettivi dei maggiori oneri della raccolta previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI, e questo ha permesso di non bloccare la raccolta, che poteva essere il rischio più rilevante di questa crisi generale. Invece così non è avvenuto, anzi, questo dimostra una volta di più la validità del sistema, che è sussidiario al mercato, come più volte abbiamo detto, e in questo caso si è dimostrato che il sistema, di fronte ad una situazione appunto drammatica, è riuscito a confermare ai comuni l'impegno sullo sviluppo della raccolta e sul riciclo dei materiali. Grazie di averci seguito, l'appuntamento con voi alla prossima settimana, arrivederci. Il 22 aprile, come di consueto, si è tenuta la giornata mondiale della Terra. Molte le iniziative di sensibilizzazione, le manifestazioni che ci hanno ricordato di tutelarla, e noi abbiamo raccolto anche alcuni pareri, ascoltiamoli. Artisti come Pino Daniele e i Morciba in concerto al Circo Massimo, contribuendo a piantare nuovi alberi. E come Roma, il 22 aprile 190 paesi del mondo hanno celebrato la Giornata della Terra, mobilitazione internazionale nel segno dell'ambiente. A tenere le fila delle iniziative l'Earth Day Network e il suo contatore di azioni verdi. Ma la ricorrenza, che compie 40 anni, sembra oggi poco conosciuta. No, mai sentito dire di questa giornata. Io no, non lo sapevo. Non lo sapevo. Questo no, non lo sapevo. Lo so adesso.
Sulle emergenze ambientali del pianeta però tutti sembrano avere le idee chiare. Riscaldamento globale, immagino il discorso dei ghiacciai lo vedo molto lontano, forse perché è lontano da noi, però comunque sia la desertificazione che avanza invece penso che sia più reale anche nel nostro mezzogiorno. L'inquinamento, il non trattare bene la terra. La noncuranza che abbiamo della natura, quindi delle foreste, di come deturpiamo i paesaggi per a nostro piacimento, magari per costruire. Sempre in merito all'Earth Day, abbiamo raccolto anche il parere di una delle associazioni più attive in fatto di ambiente, Greenpeace. Vediamo. Le risorse del pianeta non sono infinite e la cosa che bisogna fare è quella di cercare di conservarle quanto è possibile. È importante che vengano presi degli accordi seri a livello globale per salvare e rispettare il nostro pianeta e il suo clima. Questo è quello che ci auguriamo che avvenga a fine anno in Messico, soprattutto in considerazione del fatto che proprio oggi è uscita un'altra ricerca che dice che se non si prendono accordi più vincolanti e ambiziosi non si riuscirà a tenere il riscaldamento globale al di sotto dei 3 gradi entro il 2100. Quindi quello che è importante fare è che si decida finalmente in maniera vincolante che gli obiettivi siano di riduzioni drastiche del 40% entro il 2020 e successivamente portare le emissioni al minimo entro il 2050. Bene, è tutto per il Green TG, arrivederci alla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi.